Non c'è pace per il presepe artistico realizzato dai maestri carristi fanesi. Fin dalla sua prima installazione, l'opera è stata oggetto di diversi atti vandalici, come la rottura delle orecchie delle pecore o delle mani di Giuseppe. Gesti inqualificabili da parte di ragazzi che per noia o per mancanza di rispetto rovinano e deturpano il bene e le opere pubbliche. Adesso basta, ha scritto senza mezzi termini l'assessore Etienne Lucarelli. La città, le sue espressioni artistiche e culturali meritano rispetto. Ora troveremo i responsabili. Siamo veramente stanchi di osservare questi continui atti che vengono fatti nei confronti di un'opera artistica, culturale, anche una rappresentazione religiosa importante della nostra città, un'opera che merita tutto il nostro rispetto. È per questo che ogni volta abbiamo cercato di intercettare gli autori di questi atti, sono tante le telecamere qui presenti, sono stati appunto intercettati, riconosciuti, purtroppo sono minorenni, sono stati anche richiamati al comando della polizia e puniti con quanto era possibile. Però insomma un messaggio lo voglio mandare, saremo sempre attenti e intolleranti a queste mutilazioni che vengono fatte alle opere artistiche e culturali della nostra città. Vogliamo che la città cresca, vogliamo attenzione da questo punto di vista. Fortunatamente i maestri carristi si sono adoperati per poter riparare queste sculture artistiche ogni volta, per far sì che i turisti arrivano nella nostra città possano trovarle al meglio come sono state realizzate all'inizio, e quindi saremo veramente intolleranti a queste situazioni, quindi cercheremo di intercettarli ogni volta e di punirli in base a quello che la legge in un qualche modo prevede. Ecco, ci dispiace che siano dei minorenni, quindi il messaggio viene lanciato anche in un qualche modo ai genitori per un'attenzione che insomma serve nell'educazione in questo caso. L'ultimo gesto ancora più grave è quello accaduto la notte di Capodanno, dove sul corpo di Gesù Bambino sono stati rinvenuti dei petardi, per fortuna inesplosi. Purtroppo la sera dell'ultimo dell'anno sono stati posizionati proprio dei petardi sopra Gesù Bambino. Fortunatamente gli autori hanno deciso di non accenderli, comunque ci è arrivata qualche immagine veramente brutta di questi petardi appunto applicati su una scultura così rappresentativa. Ecco, anche questa sono stati attenzionati dalle telecamere e in un qualche modo verranno intercettati gli autori.